Emanuele Bianchi, grazie. Emanuele, tanto grazie per essere intervenuto quest'oggi alla trasmissione del Palio. Ecco, Emanuele, ci vuoi presentare un po' la tua borgata e il tuo consiglio direttivo? Delegate? Intanto, ciao Patrizio, buonasera a tutti. Grazie intanto a te per sostenere con questa tua iniziativa. Passando a presentarti la nostra società, posso dire che è una società relativamente giovane, nel senso che si è istituita come nuova formazione nel 2002. Diciamo, dall'impronta delle società che avevano gestito la borgata nel passato. Le grazie, diciamo, che comunque sia, ha sempre avuto un ruolo, diciamo, di presenza nel Palio. Basti pensare che nel 32-33 è vincitrice delle due edizioni del 1932-33. Questa testimonianza del fatto che comunque ha radici profonde nella storia del Palio. Poi dopo ha rivinto un Palio del Golfo nel 1951 e dopo diversi anni di un periodo un po' buio, la spinta di un gruppo di ragazzi nel 2002 è stata costituita questa nuova società, appunto nominata SD Borgata Marinara delle Grazie, che diciamo sulla spinta di questi ragazzi, dei quali facevo parte anch'io, che appassionati di palio e innamorati del proprio borgo, delle proprie tradizioni, ha cercato questa sfida per rappresentare la propria borgata, la propria presenza all'interno della manifestazione. Devo dire che mi sento di poter dire che è stato fatto tutto con un relativo successo. Basti pensare che ultimi 13 anni la Borgata Le Grazie ha vinto 5 trofei, 2 Pagli Junior nel 2007-2009, il Palio del Golfo nel 2014 e 2 Pagli Femminili nel 2018-2019, oltre ad aver acquisito strutture, aver realizzato delle imbarcazioni nuove. Quindi insomma è stato fatto un lavoro importante, appunto, sulla spinta di questa passione di questi ragazzi che ormai sono uomini. Io basta pensare, eravamo tutti più o meno dei trentenni e ora ci ritroviamo 50. Questo è un po'. Per quanto riguarda la forma istituzionale, devo dire che la nostra è un'associazione piuttosto leggera, nel senso che ha un direttivo formato da 7 persone, di cui io sono il presidente. Poi c'è Alessandro Busoni, che è il vicepresidente, Pietro Tonelli, capo borgata, e poi vari consiglieri, da Marco Dorgia, Marco Colucci, Roberta Barbieri, Cinzia Bertolani, e tutta una serie di persone che gravitano intorno alla borgata, e non per questo, diciamo, non facendo parte del direttivo, non per questo ricoprono un importante superiore. Sono tutte le persone che gravitano intorno alla borgata, hanno fatto sì, e le ringrazio pubblicamente, hanno fatto sì che in questi anni l'associazione potesse prendere il via, potesse prendere forma. Questo è un pochino, diciamo, la struttura nella sua forma. Cioè, posso ricordare Elisabetta Bartoli, che è il nostro responsabile della didatta, posso ricordare Antonello Originale, che insieme a Roberta Barbieri e Cinzia Bertolami si occupano degli eventi estivi, delle sagre. Posso ricordare con molto orgoglio il nostro consiglio dei saggi, Luigi Bartoli, Fabrizio Zignego e Emilio Rossi, che sono 3 persone eccezionali, di esperienza, che hanno dato un grosso contributo in questi anni alla crescita della società. Ecco, un po', diciamo, molto semplice, tutto qua, diciamo, la forma societaria e tutta questa. Ecco, invece se ci presenti dei 3 equipaggi, ricordiamo che siete campioni attuali del Palio Femminile, come vediamo dalle tue spalle. Ecco, se vuoi cominciare da loro o dal senior, il Palio di Sì, quest'anno. va bene, per continuità. Allora, siamo detentori del
del palio femminile per 2 anni di seguito, l'abbiamo vinto nel 2018 con una formazione e nel 2019 con i tre quarti della stessa formazione del 2018, cambiando solo elemento, una ragazza al secondo remo centrale. E l'equipaggio di quest'anno, che poi è quello che il palio del femminile nel 2019, è formato da Alicia Grifogli a capofoga, Sara Drovaghi al secondo remo, Sara Fonzi al terzo remo e Beatrice Nuzzello al quarto remo. Al timone, già da 2 anni, quindi anche lei vincitrice di ambedue i pagli femminili, Irene Mori. E per quanto riguarda l'equipaggio junior, invece, abbiamo Alessio Tirozzi capovoga, Daniele Sturrese al secondo remo, Tommaso Bruni al terzo remo e Stefano Angeloni al quarto remo, timonati da Diego Guano. Il quarto remo dell'equipaggio junior, Stefano Angeloni, era il timoniere che nel 2014 timonava l'equipaggio che ha vinto il palio del Golfo nel 2014. Questo anche un po' come senso di continuità. Questi due equipaggi sono... Intanto voglio dire con orgoglio che l'equipaggio junior è innanzitutto è fresco, è un equipaggio al primo anno, e però con orgoglio voglio dire che è un equipaggio formato da 5 compreso timoniere delle Grazie, quindi proprio con la volontà della società, della borgata di creare questa continuità tra il paese e l'equipaggio. Questi due equipaggi sono gestiti ottimamente, direi, allenati, gestiti ottimamente da Andrea Vanacore, che è un ragazzo eccezionale che è da diversi anni con noi, e con cui abbiamo vinto appunto i due pagli femminili del 2018 e 2019. Un ragazzo che sicuramente ha portato tanto alla società e ai ragazzi che seguono. L'equipaggio senior invece è formato da Giacomo Colluccia a capovoga, Andrea Turco al secondo remo, Sergio Guidotti al terzo remo e Prodiere Mattia Cito. Dei quattro elementi che l'anno scorso sono arrivati sul podio al terzo posto, tre sono cambiati, e per la precisione il primo, secondo, terzo remo sono cambiati, e sono anch'essi tutti elementi, tutti i ragazzi Grazie. Mattia Cito, il prodiere, che è l'unico è rimasto dall'equipaggio dell'anno scorso, è un ragazzo che è con noi da diversi anni, e pur non essendo materialmente del paese, però è stato adottato, quindi un equipaggio sostanzialmente di Graziotti anche nei cieli. Equipaggio gestito e allenato da Pietro Tonelli, che è anche il nostro capo borgata, che diciamo è un po' il factotum per quello che riguarda la gestione sportiva della società. Ecco, però facciamo un passo. Camilla Vegna, timoniere, che anche lei, questa ragazzina qua eccezionale, che è di diversi anni, anche lei da diversi anni con noi, ragazza seria, eccezionale. Ecco, facciamo un passo indietro all'anno scorso. Vediamo dietro il palio del Golfo femminile, l'avevi vinto l'anno prima, te l'aspettavi e cosa hai provato quando hai vinto la seconda volta? Non lo aspettavo, non dovrei dirlo, ma me lo aspettavo, nel senso che conoscendo il valore delle ragazze, conoscendo il lavoro che hanno fatto, vincerlo è difficile, ripeterselo è ancora di più, però diciamo che mi sarei stupito più del fatto che non lo vincessero che del contrario, ecco, quindi... Non per questo però non è stato emozionante, anzi, quando ricerchi la conferma e la soddisfazione arriva, aumenta di per sé. Ecco, cosa ti aspettavi per quest'anno alle palle femminile? Per quest'anno mi aspettavo... Se si faceva, cosa ti aspettavi?
Cosa mi aspettavo? Confermarsi per il terzo anno consecutivo non è semplice, però sono sicuro che le ragazze avrebbero fatto una stagione da protagoniste, questo ne sono certo, perché sono ragazze eccezionali come gruppo, come gruppo sportivo tra loro, come squadra, ma lo sono anche nel rapporto con il paese, con la borgata, con la società. Un'alchimia importante, quindi sono convinto che sulla spinta dei due anni passati e con l'interesse mantenuto nei confronti della categoria avrebbero sicuramente fatto una stagione da protagoniste. Poi dopo è chiaro che dire l'avresti vinto o non l'avremmo vinto, questo è difficile, però di sicuro da una stagione da protagonista questo sì. Il livello si è alzato molto anche in questa categoria, quindi insomma non è semplice continuare a riconfermarsi. Emanuele, anni passati c'era il Ceredico, l'aspetta centro, l'Erici che cercavano sempre di vincere i padri femminili. Voi se volete fare lo aspetta centro a cercare sempre di vincere questo palio in questi due anni? Devo dire che effettivamente un po' mi ripeto un pochino rispetto a quello che dicevo prima e a conferma di quello che hai detto tu, devo dire che il livello della categoria si è alzato molto negli ultimi anni, ma diciamo non solo in questi ultimi 2, 3, 4 anni, ma già da una decina d'anni abbondanti il livello della categoria femminile si è alzato, e devo dire che ci sono borgate che hanno puntato molto su questa categoria, e come facevi riferimento tu a Spezia Centro, ex CRDD e Lerici, hanno ottenuto risultati importanti in continuità, perché poi la difficoltà è mantenere alto livello e dare continuità di risultato, quello è veramente una cosa difficile. E devo dire che loro ci sono riusciti benissimo, risultati eccellenti, meritatamente, e sì, sarebbe bello poter riuscire a continuare a tenerci a casa lo stendardo. Ecco, parliamo un po' di quest'anno, è sempre un attimo di femminile. Quest'anno Francesca Micheli, vicepresidente della Lega Canota, del comitato comitato delle borgate, era riuscita a portare 12 equipaggi in mare. Purtroppo sappiamo che non si fa il palio per il coronavirus. È stata una battaglia che io ho fatto 20 anni fa e che lei quest'anno l'ha portata alla vittoria. È un bel palio a questo punto. Allora intanto Francesca Micheli in questo senso qua è stato un elemento fondamentale per la riuscita di questo traguardo, comunque questa evoluzione del palio femminile, intanto perché ha una storia di vogatrice e anche vogatrice vicina, quindi conosce quello di cui parla, ha sempre esplorato molto, ha sempre insistito per cercare di alzare il livello qualitativo e numerico della categoria. C'è riuscita con ottimi risultati, no? Anche noi come società, dal nostro punto, diciamo, per quello che ci riguarda, già dal 2002, quando ci siamo costituiti, ci siamo ripromessi di portare sempre ogni annata tre equipaggi, un equipaggio per ogni categoria al palio. Finora ci siamo riusciti, chiaramente annate con risultati migliori, annate con risultati peggiori, però insomma l'intenzione della società, della borghesia, è sempre stata quella di essere presente in tutte le categorie. Positivo, lo vedo come una cosa assolutamente positiva. Speriamo che si riconfermino i numeri, addirittura speriamo di poter arrivare a 13 il prossimo. Ecco, parliamo invece di quest'anno. Purtroppo quest'anno non si può fare il palio per il coronavirus.
Le varie motivi, prima cosa sulla parte sanitaria, seconda cosa anche sulla parte tecnica, visto che ricordiamo che i quattro avvocatori non c'è la distanza di un metro. Cosa pensi te o la borgata, se era giusto non farlo o farlo? Domanda che domanda delle 100 pistole, questa qua, nel senso che ti do due risposte. Allora, ti do una risposta istituzionale, cioè la risposta della borgata, che poi, diciamo, per quello che so e per quello che ho vissuto, è un po' la risposta di tutte le borgate. Chiaramente le borgate, così come il comitato e tutto il movimento, avevano la volontà di fare di portare avanti la manifestazione, di svolgere la stagione e il palio. Chiaramente quello che è successo è un po' sotto gli occhi di tutti, parliamo di una situazione che va oltre le nostre possibilità, le nostre capacità di poter decidere, di poter scegliere. E quindi chiaramente è stata una scelta che non è una scelta, è stata una situazione obbligata dagli eventi, obbligata dal fatto che non c'erano le condizioni per poter neanche allenarsi in mare, diciamo, fino a poco tempo fa neanche l'utilizzo delle palestre. E poi la risposta mia personale, qual è? La mia risposta personale è che vedo il palio non come una gara di canottaggio, ma come una manifestazione più complessa che diciamo racchiude sì la gara remiera, ma tutta una serie di situazioni in cui vengono coinvolti i dirigenti, i borgatari, il paese, le istituzioni, cioè è tutto un insieme che ha valore in quanto insieme. Nel momento in cui, secondo me, viene meno uno o due punti importanti, come può essere la presenza del pubblico, ma non in quanto pubblico, il pubblico della gara, ma in quanto borgataro vero e proprio, cioè quello che è l'anima delle nostre società, la nostra, esatto, il nostro paese, ritengo che fosse giusto, diciamo, fosse stata, che fosse la scelta giusta, che sia stata la scelta giusta quella di diciamo di non ecco, questo palio è la terza volta che non si fa, ricordiamo che non si fa nell'anno della guerra, nel periodo della guerra non si è stato un anno, non si è fatto nel 1981 e quest'anno per motivi forse più seri, perché il coronavirus ha portato via parecchi morti, ecco. Beh, certo, è chiaro, queste sono motivazioni che vanno oltre la nostra volontà, la nostra capacità di gestione delle situazioni, questo è ovvio. Cioè, si è creata una situazione a livello mondiale che è di una gravità talmente alta che, insomma, diciamo, ogni cosa è giusto che passi anche in secondo piano rispetto a quelle che sono le esigenze sanitarie, e non solo sanitarie, perché si sono trasformate anche in esigenze lavorative piuttosto che sociali, insomma. Quindi, insomma, è un periodo storico diciamo piuttosto travagliato, un 2020 piuttosto travagliato. Ecco, per chi non sa di palio, in senso, non soltanto Spezza, ma cerchiamo di portare consigli anche da gente da fuori. Come siete allenati voi da settembre dell'anno scorso a arrivare a gennaio, e da gennaio invece al periodo fino a quando non è stato deciso di sospendere il palio? Beh, diciamo che la prima parte di stagione si è svolta, diciamo, pressoché nella maniera consueta, e suppongo come un po' tutte le società, tutte le borgate, insomma, diciamo, più o meno dalla fine di agosto e primi di settembre si cominciano gli allenamenti, che in quel periodo sono ancora allenamenti prevalentemente, perché sono ancora periodi di prova,
qualche equipaggio si è appena formato, insomma, quindi diciamo sono allenamenti in cui si testa, diciamo, l'assetto in barca, per poi passare alla fase invernale in cui l'allenamento è prevalentemente atletico, quindi palestra, diciamo, una fase atletica di corsa. E normalmente nel periodo primaverile si ricomincia ad effettuare l'allenamento parzialmente a terra, parzialmente in mare. Quest'anno chiaramente siamo stati, i ragazzi si sono allenati, diciamo, singolarmente a casa, diciamo, non potendo utilizzare le strutture della società. E non potendo fare allenamenti in barca, sono andati a casa fino a quando, diciamo, poi il termine per cui si è deciso è stato sostanzialmente presa la decisione di fare la stagione. Ecco, una domanda che non ti ho fatto prima: i tre equipaggi parlando di voi a mercato, riconfermati oppure cambierai qualcosa? No, allora, intendiamo questa, no, come società intendiamo questa stagione come una stagione congelata, quindi è nostra intenzione riconfermare in blocco i tre equipaggi. Poi è chiaro che questa è la nostra intenzione, stiamo lavorando per questo. Speriamo di riuscirci, stiamo lavorando per poter dare continuità a un lavoro iniziato e che poi terminerà con il Palio del 2021. Ecco, parliamo un attimo una cosa. Sappiamo che tutti gli avvocati avete avuto già delle spese, ma maggior parte siete anche già usciti con parecchi soldi. Sappiamo che voi vivete molto con le sagre, fino a qualche tempo fa non si potevano fare, adesso si possono fare, giudizio della borgata e comunque anche in generale dei costi, in senso sappiamo che ci sono dei costi, ecco. Sì, diciamo che in questo periodo, diciamo dalla primavera inoltrata, diciamo dalla primavera, diciamo da maggio fino ad arrivare alla prima domenica d'agosto, cioè la domenica del Palio, la stagione per le società è pressoché in discesa, nel senso che gli investimenti, le spese per le attrezzature, per i tesseramenti, i cartellinamenti, per le visite mediche, per il rinnovamento dei locali, per le barche, sui remi, sono già stati fatti. Quindi diciamo che un buon 70-80% delle spese di una borgata sono già state effettuate. Sicuramente il fatto di non poter fare le sagre o comunque di poterlo fare, adesso sembra che ci sia un'apertura in questo senso, però molto, con dei vincoli molto stretti e in una situazione molto delicata, chiaramente penalizza molto la spinta, la capacità di gestione delle borgate. Ritengo però, e mi auguro, ma di poter dire con quasi certezza, che il Comitato delle Borgate e le istituzioni si adopereranno e credo che riusciranno in qualche modo a dare un paracadute alle società per un attimino girare, quantomeno. È chiaro che siamo tutti consci del fatto che la situazione porta dietro dei problemi ben più gravi che non quelli legati a un'attività sportiva, però essendo il Palio parte integrante della città, parte integrante della storia, della cultura della nostra città, dei nostri borghi, sono convinto che sia le istituzioni che il comitato riusciranno in qualche modo a darci un po' di respiro. Una domanda, si parte per il prossimo anno.
ci potranno essere qualche borgata in generale, io speriamo di no, che troveranno difficoltà per questa parte? Diciamo è possibile, forse anche presumibile, sì, penso di sì. Però è proprio compito, io credo, come dicevo poco fa, è compito un po' di del comitato come, diciamo, come istituzione, ma di tutto il movimento è compito, diciamo, di cercare di salvare, diciamo, quelli che sono gli elementi che compongono tutto il nostro movimento, insomma, cioè, dobbiamo cercare tutti insieme di, come posso dire, di fare corpo unico e cercare di sopravvivere a una situazione che comunque per una società, per delle società sportive di volontariato, perché non dimentichiamo che noi siamo società sportive di volontariato, quindi diciamo abbiamo sovvenzioni che vengono dal nostro operato, contributi che arrivano dal comitato attraverso, diciamo, che arrivano dalle istituzioni attraverso il comitato, però comunque sia viviamo del nostro lavoro, della fatica, del lavoro di persone che insomma, che quotidianamente per 360 giorni all'anno dedicano il loro tempo al palio, alla borgata, a questa. Ecco, l'ultima domanda è, prima parlavi di non soltanto gara ma evento sportivo, parliamo della sfilata. Di solito ricordiamo che il venerdì prima della domenica c'è la sfilata, che chiaramente è anche un bel evento, tutti i paesi, muove la città, dopo il palio forse la cosa più bella. Voi come eravate pronti per la sfilata di quest'anno? Ma allora, intanto, beh, è ovvio la sfilata è un evento eccezionale, e diciamo è un po' quello che dicevamo all'inizio, no? Cioè il palio è un evento che racchiude tutte queste componenti. Non è una gara di canottaggio, non è una gara di atletica, non è un evento atletico puro, ma è un insieme di tutti questi fattori. La sfilata è un elemento importante della manifestazione e di tutto il movimento, perché comunque mette, diciamo, in risalto quelle che sono le tradizioni e la cultura dei nostri borghi e quindi diciamo la nostra storia, quello che noi dobbiamo cercare di conservare, la nostra tradizione. Noi siamo il palio è così perché la nostra storia è questa. Quindi, diciamo, mi trovi assolutamente d'accordo sul fatto dell'importanza della sfilata. Noi le grazie, devo dire che nella sua storia ha avuto momenti molto importanti con la sfilata. Negli anni 80 ha vinto, se non ricordo male, 5 edizioni di seguito. Per quanto riguarda invece gli ultimi anni, nella nostra formazione, nostra, diciamo, nuova formazione, ci abbiamo provato in diversi momenti, in diverse volte, abbiamo lavorato duro, abbiamo ottenuto anche discreti risultati, siamo arrivati secondi 2 anni fa, qualche altro piazzamento. Devo dire che siamo abbastanza soddisfatti, il nostro è un po' un tassello che manca ancora a questo, diciamo, questo nuovo gruppo, no? che si è riproposto di alzare il livello alle grazie, e speriamo di riuscire a portarlo presto a casa. Quest'anno noi avevamo iniziato a preparare la sfilata, ovviamente su temi riguardanti le tradizioni, di mare, la tradizione marinaresca, questo, diciamo, un po' quello che è un classico della sfilata, e niente, troppo non si farà. Abbiamo persone capaci che sicuramente saranno in grado di gestire il lavoro fatto e riproporlo nel futuro, nel prossimo futuro. Allora, tanto grazie per questa intervista, e ti chiedo una cortesia. Avrai visto che ha cominciato questo programma, l'idea mia è parlare tutto l'anno di palio,
con presidenti, convocatori, con personaggi storici della, anche delle borgate. Ti chiedo la cortesia se avessi bisogno, se mi puoi dare una mano a entrare anche nella tua borgata per far conoscere meglio le grazie, ecco. Senz'altro. Pubblichiamo subito sulla nostra pagina Facebook e sponsorizziamo il canale di Patrizio Moretti. Sì, no, grazie di questa collaborazione, proprio di essere venuti entrati nella vostra casa. Senz'altro. Grazie. Ti ringrazio. Un saluto a tutti.